E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi farò vedere una serie di batterie 18650 e non solo, perché c'è anche qualche 21700, ma che se poi giri ne troverai anche di altre diciamo dimensioni. Allora ragazzi, sono batterie che dovete starci lontano un miglio. Sono tutte false. Valori di capacità, ragazzi, esageratamente esagerati. Prendi come esempio questa 18650 da 4500 mAh, 3,7. Guardale, in più hanno anche il polo positivo, così che non è quello corretto. O meglio, per le customizzazioni, per i pacchi batterie di bici, scooter, monopattini, eccetera, eccetera, queste non vanno bene. Potrebbero andare bene se hai un portabatterie di quelli standard di plastica come da telecomando, ecco. Ma l'uso della 18650, che ne dobbiamo fare noi, customizzatori di pacchi batterie, non sono queste. Queste non vanno bene, perciò già a prescindere, tutte quelle che hanno il polo positivo così col pad piccolo, evitatele, scartatele a prescindere, perché sono farallocchi e se non sbaglio forse solo Samsung ha fatto qualche modello originale con questa col polo positivo così, però tutti gli altri hanno tutti il polo positivo standard, che comunque è questo qui, che ora ti faccio vedere gli altri modelli che ho beccato. Questo è un altro modello sempre falso, sempre da 4200, eccolo qui, guarda che c'è qui 4200, questo è il brand, si chiama, non c'è neanche scritto, non ha neanche un brand. No, non ha neanche il brand, mettono soltanto TL18650 4200. Poi andiamo avanti. Questo, come vedi, sempre il pad positivo piccolo e già ti dice qualcosa. Capacità di questa, ragazzi, che la nascondono anche bene nelle foto, ma qui la scrivono 5000 mAh. Andiamo avanti, 9008, pad sempre piccolo, perciò già dal pad sempre piccolo capisci che sono farlocche. Pad piccolo 9900 mAh, ragazzi, sempre 18650. Questa è una 18650 da 15000, ragazzi, pad sempre piccolo. Andiamo avanti. Questa è una 18650, sempre da 15000, sempre pad piccolo nel polo positivo. Come vedi, ragazzi, quello già ti fa capire cosa prendere, cosa non prendere. E poi, per finire, abbiamo 18650 da 18000, ragazzi, 18000. Non si sta scherzando, ma che cosa? 18000, che cosa? Un pezzo fino a 10 pezzi, e poi abbiamo una 19.800, sempre pad piccolo, ragazzi, evitatele come la peste. Questa invece è una 21700. Uno può dire sì, ha più capacità di una 18650 perché è più grande, entra più materiale interno, perciò ha più capacità, giusto? È esatto, però ragazzi, 9.900 non esiste. Una 21700 può arrivare una buona 6000, ma non 9900. Però nota positiva è che il polo positivo, eccolo qui, vediamo se lo fanno vedere, è di quello piatto, non piatto piatto piatto, però è quello piatto. Comunque sia, anche questa da evitare. E questi sono solo alcuni esempi, attenzione. Solo alcuni esempi, tutto il resto che troverai online sono tutto quello che c'è qui su questo venditore. Poi 12.800 e questa è una 32.700, ma non può essere da 12.800, lì fai più 4 come chimica interna. Tanto per dirvi, ragazzi, evitate come la peste. Se vi interessano celle, io nel gruppo Telegram Fox Tech Best Shopping ne vado a inserire tante, anche come offerte, come brand noti, non questi brand sconosciuti e falsari. E il brutto di queste celle, ragazzi, è che i feedback ce l'hanno tutti positivi. Guarda qui,
feedback, eccoli qui, 5 stelle, pochi gli mettono 3, 4 stelle, 3 stelle, 1 stella, ma così come tutte le altre, cioè la gente non capisce nulla, qua serve davvero, davvero informazione, informazione pompata per far capire nella realtà che queste sono truffe, truffe legalizzate. Presto in un prossimo video vedrete un mio test di delle celle queste false, le metterò in sottorchio, testerò le reali capacità e ci faremo quattro risate insieme. Ragazzi, grazie per la visione, spero che il video ti sia piaciuto, lasciami un like, iscriviti al canale se sei nuovo, seguimi anche sugli altri social, ciao!